Salve, bentornati, io sono Sandra e oggi vorrei mostrarvi come realizzare questo simpatico poncho. La realizzazione è molto semplice perché si tratta di un semplice rettangolo, ma il punto rovescio e il punto rovescio doppio lavorato con questo filato lo rendono un lavoro veramente molto carino. Infatti, come vedete, nell'insieme è particolarmente originale. Il poncho infatti è un capo che è sempre comodo tenere nell'armadio perché si può usare sia come un accessorio su un maglioncino, ma si può usare anche su una giacca quando è molto molto freddo. Quindi ve lo mostro graficamente, ci mettiamo subito al lavoro. Ho realizzato il mio lavoro in una taglia M, ho usato i ferri numero 10 e ho utilizzato circa 200 g di filato. Non ho fatto altro che lavorare un semplice rettangolo. Ho montato sul ferro la parte lunga, quindi ho montato 70 maglie che corrispondono a circa 120-122 cm ed ho lavorato per un'altezza di 42 cm. Una volta terminato il nostro rettangolo, non ho fatto altro che cucire uno dei lati più corti con una parte del lato lungo. Ho fatto combaciare l'estremità del lato corto con l'estremità del lato lungo, questa estremità con questa parte del lato lungo. In questo modo la parte che è rimasta libera ha dato vita al nostro collo e questa parte qui invece ha formato la punta del poncho. Quindi diciamo è un lavoro abbastanza semplice. L'unica cosa del montaggio dobbiamo ricordare che dobbiamo far combaciare bene le nostre due estremità, quindi questa estremità con questa. Vi mostro i materiali che ho utilizzato. Come materiale ho usato questo gomitolo della linea Big Fantasy, è un gomitolone che pesa 200 grammi ed è lungo 360 metri circa, è composto sia da una percentuale alta di lana che di alpaca. Vorrei farvi notare che questo tipo di lana mi è piaciuto in modo particolare perché a parte è molto elegante, infatti all'interno ha questo filo di lurex che lo rende veramente molto speciale, però ha una caratteristica, cioè è estremamente morbida, quindi anche al tatto non dà fastidio ed è secondo me consigliato anche per chi ha una pelle molto delicata. Inoltre ha una consistenza molto grossa, infatti è possibile realizzare dei capi sia velocemente perché ho lavorato il tutto con un ferro numero 10, ma anche dei capi che vestono tanto, quindi per giacche, ecco, cappottini. Io in questo caso infatti ho fatto il mio lavoro utilizzando addirittura un solo gomitolo. Per cucire il tutto poi ho utilizzato un semplice ago per lana. Montiamo le maglie sui ferri e ci mettiamo subito al lavoro. Per cominciare il nostro lavoro ho montato sul ferro 70 maglie. Per il montaggio delle maglie ho pensato di realizzare un piccolo tutorial nel quale vi spiego tutte le varie tecniche e le differenze che ci sono tra un montaggio e l'altro, quindi per chi non avesse ancora le idee chiare o ancora delle piccole perplessità può dare un'occhiatina al tutorial di ecco proprio come montare le maglie sui ferri, così può scegliere il metodo che più gli piace. Quindi dopo aver montato le 70 maglie partiamo subito con il primo giro. Il primo giro non è altro che un giro appunto a rovescio, come ho mostrato nel video precedente. Il punto a rovescio forse è uno dei più semplici, anzi potrei dire che grazie al punto a rovescio è possibile creare tantissimi altri punti molto carini, quindi questo lavoro ci dà la possibilità anche di ripetere, di allenarci e allo stesso tempo di creare un lavoro veramente carino, sfizioso. Quindi partiamo. Per il punto alla rovescia bisogna tenere il filo sul ferro, puntare la punta del ferro destro all'interno della maglia, in questo modo. Ci passiamo poi il filo intorno, facciamo fuoriuscire la punta dalla maglia e sganciamo
la maglia. Ecco, abbiamo già lavorato il nostro primo punto e si continua in questo modo. Come potete notare, la lavorazione è estremamente semplice perché la lana ci permette di gestire bene il ferro, quindi non avremo nessuna difficoltà. Quindi continuiamo così per tutto il giro, quindi lavoriamo tutte e 70 maglie col punto rovescio. Dopo aver lavorato il nostro primo giro al punto rovescio, possiamo cominciare il nostro secondo giro. Anche il secondo giro sarà una serie di maglie al rovescio, quindi lavoriamo anche questa volta tutte 70 maglie con il punto rovescio. Partiamo sempre come al solito, quindi teniamo il filo sul ferro, puntiamo la punta del ferro all'interno della maglia, ci facciamo passare la lana e continuiamo in questo modo. Anche per il secondo giro. Lavoriamo quindi tutte le nostre 70 maglie. Dopo aver lavorato anche il secondo giro a maglia a rovescio, ora cominciamo il nostro terzo giro. Il terzo giro dobbiamo lavorare il punto rovescio allungato. Quindi cominciamo in questo modo. La prima maglia la lavoriamo al rovescio, il punto semplice. In questo modo. Tutte le maglie successive dobbiamo lavorarle girando il filo due volte, cioè in questo modo. Allora, con la punta del ferro destro la infilo nella maglia, ci passo il filo una volta e due volte, poi sgancio tutto dal ferro e lascio la maglia. Così mi ritrovo sul ferro di destra due maglie. Lo ripeto quindi. Infilo il ferro nella maglia, giro 1 due volte, poi faccio fuoriuscire il ferro destro e sgancio la maglia dal ferro sinistro. In questo modo abbiamo un'altra maglia doppia. Quindi continuiamo in questo modo, girando sempre due volte il filo intorno al ferro per tutte 69 maglie. Quindi ci fermiamo alla penultima maglia. Dopo aver lavorato la nostra penultima maglia, lavoro la 70ª maglia con un punto a rovescio semplice, in questo modo, e abbiamo terminato anche il nostro terzo giro. Ora, praticamente il quarto giro, noi andremo a lavorare il punto allungato. Quindi, come cominciamo? Cominciamo la prima maglia lavorata semplice. Quindi, lo ripeto. Quando cominciamo e finiamo il giro, le maglie vanno lavorate a rovescio semplici. Ecco. Poi come procediamo? Praticamente noi adesso abbiamo una maglia doppia sul ferro. Quindi con la punta del ferro destro io punto nel primo passaggio che troviamo sul ferro sinistro, in questo modo. Ci passo la lana intorno come se fosse un punto rovescio semplice. Sgancio il mio ferro e faccio cadere tutta la lana, cioè tutta la lavorazione, tutto il filo che ho girato prima. Quindi lo ripeto, con la punta del ferro infilo all'interno del primo passaggio, lavoro un punto al rovescio e sgancio l'intero punto in questo modo. Quindi infilo, giro il ferro, faccio uscire la punta e sgancio tutto. Come potete vedere, abbiamo i nostri punti a rovescio allungati. Continuo così tutto il mio quarto giro e l'ultima maglia, però ricordiamoci di lavorarla al punto rovescio semplice. Terminato il nostro quarto giro, come possiamo vedere, la nostra sequenza, prima sequenza, è terminata. Si può già notare l'effetto che dà il punto rovescio allungato. Vedete, si formano questi intrecci molto carini. Quindi noi continueremo il nostro lavoro non facendo altro che questi quattro giri. Quindi ripartiamo sempre con due giri a rovescio, poi facciamo il giro del doppio passaggio e un giro finale, cioè il quarto giro, di un semplice giro a rovescio semplice. Quindi ripetendo questi quattro giri, noi dobbiamo lavorare fino all'altezza desiderata.
Ho ripetuto la sequenza dei miei quattro giri per alcuni centimetri e volevo mostrarvi l'effetto che ho ottenuto. Ecco, questo è il nostro punto. Come vedete, il punto allungato e il punto alla rovescia viene molto valorizzato dalla lana, che nell'insieme crea questo effetto molto carino. Continuerò i miei quattro giri fino a raggiungere l'altezza desiderata, quindi circa per circa 40 centimetri. Ho lavorato la mia sequenza per 9 volte, quindi ho ripetuto i miei quattro giri 9 volte e ho raggiunto un'altezza che va dai 40-42 centimetri più o meno. In questo modo penso che sia l'altezza giusta per, ecco, una taglia media. Quindi ora non farò altro che chiudere le maglie per poi cucire il nostro lavoro. Ora chiuderemo le nostre maglie lavorando comunque una chiusura a rovescio. Anche per chiudere le maglie esistono vari sistemi. Infatti, ho pensato di realizzare un piccolo tutorial dove posso spiegarvi, posso mostrarvi le varie tecniche. Oggi procediamo con la chiusura a rovescio, che si fa in questo modo. Quindi si lavora la prima maglia a rovescio, in questo modo. E si lavora anche la seconda maglia. Poi si passa il filo dietro al ferro destro e con il ferro sinistro si aggancia la prima maglia lavorata e si fa passare sulla seconda. In questo modo. Abbiamo chiuso così la prima maglia. Poi si riparte con il filo davanti. Lavoro una maglia a rovescio, porto il filo dietro al ferro e chiudo la mia maglia come prima, cioè catturo la prima e la faccio passare sulla seconda. Riparto sempre allo stesso modo, quindi riporto il filo sul davanti, lavoro la mia maglia a rovescio. Poi porto di nuovo il filo dietro al ferro con la prima maglia, catturo e la faccio passare in questo modo. Allora, chiudiamo in questo modo tutte le nostre 70 maglie. Cerchiamo però di tenere una mano morbida, quindi una chiusura morbida in modo tale da avere poi una chiusura piuttosto elastica. Dopo aver chiuso tutte le nostre maglie, abbiamo terminato il nostro rettangolo. Ora possiamo cucire. Io che cosa ho fatto? Praticamente quando ho chiuso le maglie, ho fatto avanzare una codina un po' più lunga a cui ho già infilato il mio ago, così è già pronto per la cucitura. Ora a questo punto che cosa faccio io? Mantengo il rettangolo sulla parte più lunga e piego un lato in questo modo. Non so, ecco così. L'altro lato praticamente lo ripiego e lo faccio coincidere quindi con le due estremità e cucio per tutta la lunghezza, cioè questo spazio, lasciando poi l'apertura per il collo e per le spalle. Quindi unisco l'estremità più corta con un pezzo del lato più lungo, facendo combaciare le due estremità finali in questo modo. Procedo con la cucitura e poi così vediamo il risultato finale. Dopo aver fatto la nostra cucitura, praticamente il nostro lavoro è terminato. Come vedete, infatti, si è formata l'apertura per il collo, quindi la nostra scollatura, e la punta del poncho, che poi potete indossare come più vi piace. Anche questo tutorial è terminato. Spero che vi sia piaciuto. E se volete potete anche seguirmi su Instagram, mi trovate come Creazioni di Sandra. Vi saluto, a presto!